Nella serata di ieri abbiamo assistito a un Juve-Inter che da un lato ha deluso parecchi tifosi che si aspettavano un super big match, chiaramente ad alta tensione, con il primato in palio. Dall'altro lato però usciamo con delle realtà, con delle verità evidenti, soprattutto in virtù di quello che sarà il mercato di gennaio. Ma scopriamo tutto nel dettaglio, cerchiamo di analizzare il tutto qui su FCM News Sport. Come sempre vi ricordo, questo è uno dei pochi canali sulla piattaforma a essere assolutamente gratuito, quindi se vi va iscrivetevi attivando la campanella delle notifiche. E allora ci arriviamo al discorso mercato. Facciamo prima un'analisi approfondita su quello che è la tematica Juve-Inter. Perché vi dico ci arriviamo al mercato? Perché è direttamente collegato. E sì, perché nella partita di ieri abbiamo visto un Inter che nonostante una rosa ampia, nonostante una rosa di una qualità diversa e nonostante delle alternative sicuramente di un livello superiore rispetto alla Juventus, si è comunque bloccata, fermata di fronte a quella che era la Juventus. Non è andata oltre. A un certo punto della partita c'è sta paura da entrambe le parti di fare qualcosa in più, di scoprirsi e quindi di mostrare il fianco. L'Inter aveva paura di mostrare il fianco e quindi di essere scavalcata in classifica, la Juventus aveva paura di mostrare il fianco una seconda volta, come ha fatto in realtà con il gol di Lautaro, e vedersi a più 5. Perché la Juventus non vuole più, come gli anni passati, salutare la corsa scudetto a novembre, dicembre, ottobre. Vuole continuare il cammino e arrivare a marzo a potersela giocare. E quindi è stata, secondo me, la partita della paura. Cioè, entrambi gli allenatori avevano paura di scoprirsi troppo. Finisce con 1-1 dal secondo tempo, direi, soporifero, senza neanche un tiro in porta. Tanti hanno criticato la prestazione della Juventus, ma anche l'Inter, diciamo, che ha fatto poco. Perché però dico Giuntoli compra due centrocampisti non è una notizia, ma è probabilmente una richiesta. Perché in questo momento io sono convinto che nel calcio vinca chi ha il centrocampo più forte. La difesa può essere fortissima, ma se non hai un centrocampo che fa bene filtro e non hai un centrocampo che regge bene, probabilmente anche la difesa più forte del mondo può fare fatica. Così come l'attacco, dall'altro lato, se hai un attacco fortissimo, ma non viene supportato da un centrocampo di qualità, di intensità, di ritmo, di inserimento, fa fatica. Quindi il centrocampo è il maggiore equilibratore di qualsiasi squadra e dal centrocampo parte tutto l'equilibrio di una squadra. E quando tu in un big match, come nel secondo tempo, ti presenti con Rabiot, che è l'unico giocatore di livello, ma gli altri due erano Nicolussi Caviglia come regista e Cambiaso come mezzala destra, perché a un certo punto della gara, per contenere meglio Di Marco, Allegri cosa fa? Inverte McKennie e Cambiaso, con Cambiaso che diventa mezzale, con McKennie che diventa quinto nel centrocampo a 5 largo a destra. Quindi McKennie, che è molto più bravo di Cambiaso a tenere l'avversario, soprattutto a destra, cosa fa? Viene spostato e quindi il centrocampo a un certo punto era Cambiaso, Nicolussi Caviglia e Rabiot, con un Rabiot che non ha fatto sicuramente la differenza, ma con Nicolussi Caviglia e Cambiaso. Ora, tutto bello, la Juventus si chiama Juventus e deve sicuramente lottare per lo scudetto. Però quando di fronte hai uno dei migliori centrocampi d'Europa, perché lo scorso anno la Champions League ci ha detto questo, che questo centrocampo qui stava battagliando alla pari con quello del City, che è uno dei migliori d'Europa anche quello. Questo centrocampo è formato da Çalhanoğlu, che nel ruolo di regista secondo me ha acquisito ancora più consapevolezza e ancora più qualità. Da Mkhitaryan, uomo indispensabile per quest'Inter con i suoi movimenti che riesce sempre a mettere in difficoltà chiunque, e Barella, che è un giocatore assolutamente di grande livello, con un centrocampo che si può permettere il lusso di lasciare per 90 minuti quasi in panchina gente come Frattesi, che nel centrocampo della Juventus non sarebbe un titolare, sarebbe il titolare. Si può permettere il lusso di lasciare Aslani, che è un giovane ma di un livello molto più alto secondo me di Nicolussi Caviglia, ma anche giocatori come Sensi, verrebbe da dire. Cioè, la Juventus questi giocatori in panchina non li ha. Qua c'è un livello alto. È per questo che dico, la Juventus vuole realmente giocarsi questo scudetto, deve assolutamente comprare due centrocampisti. A costo, mi viene da dire, di fare una cessione. Perché?
perché questa Juve necessita di due centrocampisti qualitativi. Perché intanto abbiamo visto la differenza tra quando è entrato Locatelli e quando è uscito. O meglio, quando ha giocato Nico Costicavia e quando è entrato Locatelli. Premesso che Locatelli non è un fenomeno, premesso che Locatelli sta deludendo le aspettative tantissimo da quando è arrivato al Sassuolo, ma io personalmente ho visto una netta differenza tra quello che ha fatto Nicolussi e quello che ha fatto Locatelli, che era realmente impaurito. Il primo tempo, compitino per Nicolussi e va bene. Quando ha cercato di fare qualcosina in più, lì ci si è fermati. Lì abbiamo visto qualche defiance che in un Juve-Inter, con l'Inter che partiva, che ti aspettava e poi ti partiva a folate, l'Inter... da questo punto di vista non ha fatto come gli anni passati, in cui ti è venuto a prendere alto e poi ha preso le ripartenze. L'Inter ha capito che nelle ultime due annate, ricordate lo scorso anno a San Siro, la Juventus batte Inter per 1-0, gol di Kostic, fa gol e si rintana. Stessa cosa lo scorso anno a novembre, quando personalmente ero allo stadio, dopo un primo tempo dominato dall'Inter, nel secondo tempo Juventus approfitta del passo falso dell'Inter e vince con due gol, uno tra l'altro di Fagioli. Ecco, Fagioli, ma soprattutto Pogba, stanno mancando terribilmente a questa squadra. E quando ieri ti mancano Fagioli e Pogba, per i motivi che sappiamo, ti manca Miretti, ti manca Locatelli, beh, secondo me il punto di ieri è un punto d'oro, personalmente, per come la vedo io. Però a questo centrocampo servono non uno, bensì due rinforzi, a mio avviso. Perché già soltanto l'idea di avere un centrocampo con Locatelli-Rabiot, e poi mettere due innesti che a giro ti possono cambiare la partita. Io penso a un De Paul, penso a un Samardzic, penso anche allo stesso Calvin Phillips. Cioè, due giocatori di questo genere già ti danno un qualcosa in più. E se la Juventus vuole realmente cambiare passo e cercare di fare qualcosina in più per la lotta a scudetto, beh, deve, secondo me, prenderne almeno due. Perché possono capitare le situazioni in cui ti manca tutto il centrocampo. A parte che già ti mancano Pogba e Fagioli, quindi numericamente secondo me vanno sostituiti. Ma lasciando stare questo, ci possono capitare le situazioni come quella di ieri, in cui manca Locatelli, manca Miretti, e ti ritrovi con Cambiaso, che è un esterno a sinistra, che poi adatti a destra e che poi devi mettere come mezzala, a centrocampo. E soprattutto, è quello che dico spesso, un centrocampo poco qualitativo, a un centrocampo poco qualitativo non puoi chiedere di fare palleggio, non puoi chiedere di fare quello che fa l'Inter, e quindi cosa fai? Sei costretto a rintanarti dietro, perché a un centrocampista scarso puoi chiedere di fare legna, ma non puoi chiedere di palleggiare, perché legna la possono fare tutti, palleggiare no, e quindi è facile dire pressiamo alto, giochiamo il pallone, palleggiamo, ma se poi giochi con questi non è possibile. È per questo che dico che Giuntoli secondo me ora si deve attivare seriamente per fare un mercato interessante, e a gennaio, in virtù di quello che è successo, delle spese non fatte in estate, dei mancati acquisti non fatti in estate, delle cessioni importanti da Bonucci a Paredes e compagnia cantante, aumento di capitale e Fagioli e Pogba, tutte queste situazioni insieme devono portare, secondo me, assolutamente a comprare uno, un centrocampista di livello almeno. Secondo me l'ideale sarebbe prenderne due. Poi se vuoi mandare in prestito Nicolussi per formarlo un po' meglio, benissimo. Io credo che necessita la Juventus di questo tipo di inserimento. Allora la domanda la giro a voi. Ne dobbiamo prendere due. Chi prendereste? Scrivetemelo qui sotto nei commenti. Apriamo un bel dibattito sulla vicenda.